130 anni dalla Rivoluzione francese, Renault festeggia portando la sua rivoluzione su Captur. Per la prima volta su Renault arriva l'ibrido plug-in, unico nel segmento di riferimento. Per la seconda volta, dopo nuova Clio, Captur diventa iperconnessa e a guida autonoma. 100% nuovo, 100% Captur. SUV che vince non si cambia, diventa più atletico, si rivoluziona esternamente, internamente, diventa super tecnologico all'insegna della qualità, pur mantenendo il suo DNA innovativo che ne ha decretato il successo dal lancio della prima generazione. Nuovo Captur si presenta con un design ancora più SUV. Gli esterni presentano tratti più marcati, un'ampia scelta di tinte bitono per la massima personalizzazione. Pensate, sono 90 le combinazioni possibili. Nuovo design anteriore e posteriore, nuovi proiettori, nuovi paraurti, gruppi ottici, profili. I fari sono full LED con la forma AC e il nuovo Captur cresce anche in dimensioni. 11 cm più lungo, la sua silhouette è decisamente più imponente, ma porta anche tanta abitabilità in più. Il nuovo Captur ha lo spazio bagagliaio più ampio della categoria, grazie anche ai sedili posteriori scorrevoli. Questo spazio arriva fino a 536 litri, che sono 81 in più della versione precedente, ma anche lo spazio alle ginocchia aumenta notevolmente. Ma la rivoluzione interna è soprattutto nella qualità. Una qualità tecnologica da una parte, dove spicca lo Smart Cockpit con la strumentazione digitale del Driver Display, lo schermo multimediale da 9,3 pollici, il cambio automatico e-shifter sulla Flying Console. E anche qualità percepita, ma soprattutto reale, grazie ai nuovi materiali e tante superfici cromate. Nuova plancia, nuovo volante, nuovo abitacolo, nuove sellerie, nuovi pannelli interni delle porte, cambia veramente tutto all'interno del nuovo Captur. Altra grande rivoluzione tecnologica sul nuovo Captur è il nuovissimo sistema E-Tech Plug-in Hybrid. Un nuovo sistema davvero innovativo grazie all'expertise decennale di Renault sui veicoli elettrici e in Formula 1. Pensate, sono 150 i brevetti depositati. È un sistema che associa un nuovo motore benzina 1.6 dell'Alleanza con due motori elettrici e una batteria da 9,8 kWh. L'E-Tech Plug-in Hybrid su Captur consente di percorrere 65 km in modalità elettrica nella città. Siamo anche a due passi dalla guida autonoma sul nuovo Captur con il sistema Highway and Traffic Jam Companion. È il miglior livello di guida autonoma con le mani sul volante che permette all'auto di mantenere il centro della carreggiata in autostrada, frenare e accelerare da 0 a 160 km orari e mantenere la distanza dal veicolo che lo precede. Il futuro è decisamente Captur, anche con una novità assoluta per Renault, il monitoraggio posteriore attivo dei veicoli in arrivo. Ibrido, a guida autonoma e sempre iperconnesso. La connessione in 4G con EasyLink a bordo, aggiornamento over the air, è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay ed è pure associata alla tecnologia TomTom e Google. La rivoluzione tecnologica di Renault continua con nuovo Captur, ibrido, connesso e a guida autonoma.